questione peperoncini. Dal momento che non tutti avremo a disposizione gli spietati peperoncini del Quetzalcatatakekelambo, coltivati nella natura primitiva e selvaggia dai pazienti di un manicomio criminale in Guatemala, così almeno richiede il commissario Winchester nella ricetta che propone Homer, che poi gli fa fare veramente una brutta fine, fatta di sogni allucinogeni e cose del genere. Quello che però bisognerebbe fare è dare tre strati di peperoncino, diciamo tre sapori, così richiedono i texani più puri, ovvero peperoncino fresco, macinato e secco. Dal momento che in Italia è difficile trovare tante varietà di peperoncino, noi dobbiamo fare di necessità virtù. Per quanto riguarda il fresco, non avendo del giallapegno fresco sempre a disposizione, andranno benissimo anche dei frigitelli. Ovviamente sono meno piccanti, il colore però è lo stesso verde, ne mettiamo qualcuno in più, infatti ne ho messi tre invece di un paio di giallapegno, e daranno un gran sapore di capsicum al nostro chili. Per quanto riguarda il peperoncino in polvere macinato, direi che è ottimo il cipotle, che non è altro che il giallapegno essiccato, e acquisisce un gusto affumicato e una media piccantezza che darà un bel po' di corpo. E invece per il secco io ne unirò due, dei cashmere indiani che fanno molta scena ma sono davvero poco piccanti, e qualche bird's eye che è piccolo ma infingardo e darà veramente la punta di piccantezza al nostro chili. In ogni caso scegliete voi quelli che avete a disposizione, cercate di miscelarne di più tipi e ovviamente di più consistenze per dare veramente tanti strati di piccantezza e di sapore come texano richiede.